Dobre, ale... A tak trener, no, a tak trener fare, se posso uscire. La ripresa d'attacco di Pere Parata e la risposta è andata a segno, richiede la ricostruzione alla Moviola. Attacco dentro la stop, attacco dentro, prever parete, lo posso uscire qua. Viene confermata la stoccata per la Corea. Attacco, no, riposo, no, remesso. Il finale dell'attacco a favore della Corea, 40-31. Ed ora l'ultimo assalto di questo incontro a squadre. Vede l'Italia sotto di 9 stoccate. In pedana curato l'incontro. Oh, facciamo un applauso per quest'ultimo assalto che aggiudicherà il trofeo Luxardo 2018. Andiamo. Ale. Preparazione al fusce qua. Il primo attacco dell'italiano. 32-40. Andiamo. Ale. La ripresa dell'attacco invece del coreano, questa volta che va a 41. Anga. Pre, ale. Ale. No. Il secondo arbitro vede una falsa partenza da parte di O e viene ammonita col cartellino giallo. Anga. Pre, ale. Attacco contro attacco con Scusa. Ancora una leggera precedenza dell'italiano. Così ha visto l'arbitro, il coreano chiede una conferma. Attacco contro. Ma viene confermato e quindi punto per l'italiano. Andiamo. Pre, allora. Attacco premiamo. Merci. Il primo attacco di Curato gli va a vuoto, la ripresa dell'attacco del coreano invece no. E quindi 42 per la Corea, 33 per l'Italia. Andiamo. Allora. Contratto a parete. Il contrattacco di Curato è parato e l'attacco chiude a 43. L'attacco va a segno. Andiamo. Dai Luca! L'attacco col ferro del coreano va a segno. 44 per lui, 33 per l'Italia. Si rotta la lama della sciabola dell'italiano che viene sostituita. Facciamo un applauso ai due. L'italiano viene chiuso e c'è la vittoria della Corea per 45-33. Che si aggiudica questo trofeo Luxardo, 60 edizione 2018. Ricordo a tutti i presenti che tra qualche minuto effettueremo la cerimonia di premiazione. L'unica cosa che non possiamo controllare è il risultato, ma è già positivo che siano arrivati in finale. Sei dispiaciuta?